Per parlare di questo ho invitato in studio il dottor Gianni Giannone, perché forse, devo dire, molti lo conoscono come storico, come appassionato di Ibra, ma lui è un medico di famiglia. Gianni, e poi ora siete ricercatissimi perché i medici di famiglia sì. Mancano. Mancano, sì. E a Ragusa? A Ragusa comincia a sentirsi l'esigenza, perché ci sono diverse... persone che stanno, professionisti stanno andando in pensione, quindi c'è una sostituzione. Ma se non ci sono, è perché non conviene fare il medico di famiglia? No, è perché probabilmente è stata fatta una politica sanitaria non corretta per quanto riguarda i medici, e quindi stanno mancando, ma mancano un pochino. Mancano le specialità. Mancano ovunque. Abbiamo sentito per esempio che ci sono le province di Bergamo e Brescia, sì, dove proprio c'è una crisi pazzesca. Dappertutto, in Val d'Aosta, sì, in Veneto. E vabbè, quindi di questo parleremo poi col nuovo commissario dell'ASP di Ragusa, se riesce a fare qualcosa. Allora, Gianni Giannone, io però ti ho invitato per un'altra cosa. Tu sei un grande appassionato di Ibra, quante volte abbiamo fatto trasmissioni insieme, abbiamo parlato della storia, abbiamo parlato di cose molto belle e molto interessanti. Ieri tu hai partecipato, lo vediamo nelle immagini, nelle foto, ad una fiaccolata per ricordare il terremoto del 1693. L'iniziativa com'è nata? L'iniziativa nasce da quello che è... l'esigenza di un popolo, e cioè quella di andare a ripercorrere e a rivisitare quello che è la memoria storica di un popolo. Il popolo della città di Ragusa, diciamo, per quanto riguarda quella nefasta data, l'11 gennaio del 1693, insomma, è stato un giorno particolare, è stato un giorno in cui la città ha sofferto, ha patito per questo evento calamitoso, e però ha da quel giorno poi posto le basi perché Ragusa a poco diventasse una grande città, capoluogo di... Certo, diciamo di che, come dice il logo, c'è Ibla Ruinis, anche se non altre rovine, ma questa città è nata un po' sulle rovine di quello che c'era prima. Sì, il logo dice Ibla Ruinis, ma in realtà non è Ibla Ruinis, sarebbe Ragusa, diciamo. Crevit Ragusa Ruinis, perché quando crollò l'attuale Ibla non era Ibla, era Ragusa. Ma si chiamava Ragusa. Si chiamava Ragusa, quindi insomma Crevit Ragusa, Ragusa Ruinis, dovrebbe essere. E questo è un momento importante perché si fa memoria attorno a quello che sono ancora le tradizioni di un popolo, perché il popolo ragusano, che è un popolo, è stato un popolo imprenditore da sempre, colonizzatore, in quel periodo, stiamo parlando dei primi anni del 600, è stato un popolo molto facoltoso, e dal punto di vista economico la Ragusa del 600 era importantissima. Ricordiamoci la fondazione di Santa Croce, ricordiamoci la fondazione di Vittoria, ricordiamoci la fondazione di Palma di Montechiaro, e sono partiti da Ragusa. Partiti, certo, sono certo. Partiti da Ragusa per andare. I Tomasi erano della Ragusa. Sono partiti da Ragusa, quindi la città esprimeva una forte capacità imprenditoriale, e mi riferisco alla classe patrizia, soprattutto alla classe nobile della città, che, ma anche penso agli agricoltori, molta gente che lavorava, e quindi la capacità imprenditoriale e la capacità colonizzatrice. Tutta la città era stretta attorno ai due santi, al santo patrono San Giorgio, e adesso ai due santi, si è sempre stretta attorno ai due santi patroni, San Giorgio. A proposito, se mi fai vedere, regia, la foto davanti al portale di San Giorgio, dobbiamo dire che quello è il portale della vecchia chiesa di San Giorgio. Quello che rimane della vecchia chiesa, della chiesa madre della città di Ragusa, che praticamente è la vecchia
chiesa di San Giorgio, crollata col terremoto del 1643, non tutta per la verità, perché rimane una navata che poi viene buttata giù nel momento in cui si decide di andare a costruire la nuova chiesa, il nuovo duomo, la nuova chiesa madre della città. Si è voluto ripercorrere questa cosa soprattutto mettendo assieme le grandi devozioni della città, le grandi e secolari devozioni della città, e mi riferisco a San Giorgio, al patrono San Giorgio, e mi riferisco al patrono San Giovanni Battista. San Giovanni. Però la città si è sempre stretta attorno a queste due figure importanti ed è sempre cresciuta ed è andata avanti. E si affida, e si affida a loro per questo. Però Gianni, io credo che questa sia un'occasione importante, perché con tutto ci affidiamo e non c'è dubbio, però non sarebbe meglio avere anche un po' di tecnica? Per esempio, cosa si è fatto, tu che sei stato anche nella commissione per Ibla, sei stato uno che ha lavorato in questo settore, cosa si è fatto a Ibla, nonostante tutti i soldi, per la prevenzione sismica, antisismica? E non devi ridere però, perché sennò pare che fa ridere. La domanda diciamo, è pertinente. È molto pertinente, perché veramente ci sarebbe, purtroppo c'è poco da dire, dici. I grandi uomini, mi riferisco all'onorevole Di Quattro, all'onorevole Chessere, che hanno concepito la famosa legge 6181, personaggi che hanno pensato per la collettività, hanno pensato di portare, certo, soldi a Ragusa, perché si potesse anche pensare e soprattutto pensare anche a questo, non solo ad una incentivazione dell'attività economica, non solo ad una ad uno sviluppo, diciamo, di certi aspetti che poi con tutti i soldi che ci sono stati si sarebbe potuto, diciamo, fare tantissimo, anche di più, non soltanto pagare il biglietto, lasciamo perdere. Però la cosa importante è questa: per quanto riguarda la prevenzione sismica, cosa che si sarebbe dovuta fare, nessuno ha avuto il coraggio, la voglia di insistere su questa cosa, perché noi sappiamo purtroppo che la faglia ci passa di sotto, e questa faglia è, diciamo così, una faglia, la famosa faglia Iblea Maltese, non soltanto questa, che purtroppo è una faglia attiva. E quindi sicuramente, come hanno fatto in California o come hanno fatto in Giappone, che sono capaci di resistere ad eventi calamitosi molto importanti, anche noi avremmo dovuto fare questo tipo di intervento. Ad Assisi, per esempio, io voglio dire, sono tangibili gli interventi che sono stati fatti immediatamente dopo l'evento. Però bisognava farlo immediatamente prima. Sì, bisognava farlo prima, ma l'hanno fatto comunque. L'hanno fatto. Da noi purtroppo non c'è stato nessuno che ha avuto il coraggio di incentivare questo tipo di intervento. Cioè, abbiamo speso soldi per tante altre cose, ma non per quello che sarebbe stato essenziale in un centro storico e che faceva parte della legge. La legge lo diceva esplicitamente. E che faceva parte anche di quello che era il contenuto dell'incentivazione, il consolidamento, la sistemazione, il recupero e così via. E quindi questa è una cosa che che ci ha visti mancanti in questo senso, e che comunque non è che ci deve fare disperare. C'è sempre chi, ora adesso ci sono le elezioni, no? Stanno cominciando a sculettare, tra virgolette, se mi consenti, tutti sculettano, no? Però che si impegnino in cose, e poi devono pagare il conto, voglio dire. Chi si impegna ad essere partecipe di un beneficio per la nostra città è meritevole di avere il voto. Non mi riferisco soltanto a questa cosa, che è importantissima, che deve essere sicuramente considerata. Questo però dobbiamo chiederlo con precise indicazioni, cioè noi credo che sarebbe giusto utilizzare risorse sia della legge su Ibla, che ormai però sono poca roba, prima erano
molto più consistenti. Ma ci sono finanziamenti, il PNRR, ci sono tantissime cose che piuttosto di pensare ad altre, io, attenzione, un lungomare mi piace tantissimo, e beh, faccio un esempio, un lungomare è molto bello, ma pensare per esempio alle vie di fuga, a organizzare meglio la città, soprattutto il centro storico, perché poi noi viviamo di turismo derivante dal centro storico. Il piano del traffico. Il piano del traffico. Siamo aperti. Il piano del traffico. Voglio dire, via di fuga dove? A Ibla, via di fuga. Se uno avesse scappato, uno se ne sa dire. Non ci hanno pensato. Non ci hanno pensato. Non ci hanno pensato e non ci pensano ancora. Bisogna comunque essere positivi in questo senso. Noi abbiamo voluto sottolineare questo evento importante sia partendo dalla fede dei nostri padri, partendo dalla nostra fede, e ricordando sempre che comunque chi è il, almeno per quanto riguarda i credenti, io sono un credente, chi è il detentore poi definitivo di tutto quello che accade nella storia degli uomini è il Padre Eterno di Gesù Cristo, quindi è chiaro che partire da questo significa già avere un punto di riferimento importante. Ieri abbiamo voluto testimoniare questa cosa sia presso il Duomo, sia con la fiaccolata, sia presso la cattedrale di San Giovanni. Al di là di questo diventa importante impegnarsi perché questa consapevolezza venga fuori, e venga fuori soprattutto visto che comunque adesso siamo in periodo di elezione, questi signori si impegnino a... Cioè deve fare parte in modo evidente... Deve fare parte del programma. Di un programma che non sia il programma, come ho scritto io in un articolo, su 40 pagine, che la gente ci porta i libri, no? 50 pagine di programma, che poi non riescono a farne, mancano 4. Ne bastano 4, fammi 4 foglietti, spiegami cosa c'è, parlami della... Capisco che non dà visibilità. Lo so, però... Non dà visibilità, chi è che è amante della visibilità? Anche perché uno spera, dice, li ho spesi questi soldi e non sono serviti mai. I complessivi... Magari Dio. No, i soldi invece sono serviti, servono. No, dico, se io spendo in consolidamento, poi grazie a Dio non c'è terremoto e non le abbiamo... Non sembra niente, ma non è così. No, la prevenzione va fatta perché tanti l'hanno fatta, i comuni che hanno avuto hanno sperimentato purtroppo questo tipo di evento hanno messo in atto una certa politica, noi ancora non l'abbiamo fatta. Non l'abbiamo. Nessuno l'ha fatta, dobbiamo cominciare a pensarci perché è una cosa... Senti, ho visto che c'era il sindaco nella... Sì. Ma ha parlato, non solo. Ha parlato. Non solo. Lascia stare gli altri, ha parlato, che ha detto? Brevemente chiudiamo. Che ha detto? Ha sottolineato questo evento importante, un evento che deve rendere unita la comunità ragusana attorno ad un valore che è quello della solidarietà, del lavoro, di tutto quello che praticamente diventa importante per un popolo, la necessità di stringersi attorno alle tradizioni. Il popolo che cresce attorno alla tradizione, che matura e che praticamente crede in quello che praticamente i propri padri gli hanno lasciato. La conservazione soprattutto e la custodia di quello che i nostri padri ci hanno lasciato. Ed è un patrimonio immenso, è un patrimonio che abbiamo il dovere di custodire, di valorizzare e di portare e di trasmettere agli altri. Gianni, allora, siccome appunto Ibla sarà certamente nel centro, nel cuore di tutti i progettisti, tutti coloro che vogliono fare il sindaco, verranno a parlarvi, vi faranno le riunioni, vi incontreranno, ricordateglielo a tutti, questo è importante. Questo sì, se faranno una cosa del genere glielo ricorderanno. Lo faranno tutti. Però purtroppo il problema è questo, a Ibla ci sono pochi voti e quando ci sono pochi voti la mente poco lungimirante non pensa a dove ci sono pochi voti, è chiaro. Mentre ci dovrebbe pensare, perché basterebbe pochissimo perché Ibla, l'attuale Ibla, la Ragusa antica di una volta, ha un potenziale tale da riuscire a risolvere economicamente il problema del lavoro a Ragusa. Quindi se c'è chi è lungimirante in questo e comincia uno con Foro Parcheggio. Vabbè, Foro Parcheggio ormai è diventato una barzelletta. Una barzelletta. Allora, se Foro Parcheggio
Dobbiamo veramente consentire alla gente di venire, di poter usufruire, di poter lasciare i soldi perché ci sono e di non lamentarsi. Che ci buttano le macchine e si portano. Ma d'altronde, se i cartelli non sono, perché una volta ci fu un carissimo amico, dice, i cartelli ci parlano piangere biscotta. Piangere biscotta, perché praticamente chi parcheggia in un posto dove c'è un cartello tanto di divieto di sosta, ci parcheggia perché ci parlo piangere biscotta, e quindi non si accorge che è un cartello stradale che deve essere rispettato e gli portano via la macchina. Gianni, va bene. I piangere biscotta a Pasqua. E siccome le elezioni saranno a Pasqua, Pasqua. A Pasqua, quindi, no. Voglio dire, allora diventa importante la possibilità di fruire di un bene così importante. Certo. Che tutto il mondo ci invidia. Non è che possiamo dire ai turisti, no, te ne devi andare perché non c'è il parcheggio. Non c'è parcheggio. Guarda che spettacolo. Va bene, grazie Gianni Giannone. Abbiamo parlato della fiaccolata di ieri in memoria del terremoto del 1693. Io gli ho chiesto proprio di parlare di prevenzione, perché poi siamo tutti un po' agitati, ci preoccupiamo, ci spaventiamo, però noi dobbiamo combattere con la prevenzione e con la fiducia nel Signore. Grazie, questo sempre. Grazie Gianni Giannone, andiamo avanti con il Giornale.